sicuramente al corrente di quello che l'Hellas Verona, i propri sostenitori e noi giornalisti e colleghi operatori abbiamo vissuto a Nocera, e purtroppo è una situazione che spesso incontriamo anche in altri stadi. So che lei si è sentito con il presidente Martinelli, so che avete avuto un colloquio proficuo questa sera, fra tutti gli altri ospiti che la salutano abbiamo anche il tecnico del Verona Andrea Mandorlini, con cui lei aveva avuto modo di parlare, e quindi le chiedo, al di là del lavoro della Procura federale che era in campo e al di là del lavoro del giudice sportivo dopo il referto arbitrale, che cosa può fare la Lega di Serie B, che cosa può fare il presidente Abodi? Perché è giusto che quando si debba colpire qualcuno, indipendentemente dal colore della squadra, si vada a colpirlo, mi riferisco magari anche ai tifosi del Verona, però è anche giusto che questi tifosi, che questa città, che questa piazza abbia il rispetto che merita. Questo mi sembra di aver dato già delle risposte nel corso di questi mesi, e a questo punto approfitto anche per salutare con grande rispetto e stima Andrea Mandorlini, in modo particolare perché la conoscenza che ho avuto modo di sviluppare con lui, anche se l'ho visto per pochi minuti, ci è servita, è servita anche a me a capire tante cose, così come mi auguro che anche i tifosi delle squadre di Serie B abbiano capito in questi mesi che cosa la Lega vuole in termini di comportamenti, così come mi auguro che l'abbiano capito i tesserati quando scendono in campo, che siano giocatori o allenatori. E in questi giorni siamo stati costantemente in contatto, non soltanto oggi con il presidente Martinelli, e io ho seguito, direi, passo passo tutta la trasferta dei tifosi del Verona a Nocera, l'ho seguita attraverso il contatto con il presidente, l'ho seguita attraverso il contatto con i rappresentanti dell'osservatorio. Quindi la nostra preoccupazione è totale, sempre vigile, perché per noi l'elemento principale sono i comportamenti, e a questi si arriva anche pagando un prezzo, ovviamente. Quindi il nostro livello di attenzione è totale a tutte le latitudini, non è che per qualcuno ce n'è di un tipo e per altri c'è distrazione o disattenzione. Ecco, queste parole sono di conforto. In concreto però si muoverà la Lega di Serie B dopo i fatti di Nocera? Prenderà qualche provvedimento? È evidente che non è che possiamo lasciare le cose passare così e lasciarle soltanto alla cronaca nera, perché quando per fare una trasferta, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sulle trasferte, e poi se riterete opportuno io sono pronto anche a farle perché non mi sottraggo, non si può pensare che si debba arrivare da una città all'altra scortati come se come un convoglio di militari, no? Quindi qualcosa deve cambiare. Dal punto di vista dei comportamenti delle due società, devo testimoniare, credo che anche il presidente Martinelli possa testimoniarlo, un livello più che adeguato di ospitalità da parte di Angelina nei confronti della società Verona, ma vorrei anche vedere. C'è un gruppo di tifosi, chiamiamoli così, c'è un gruppo di presunti tifosi che forse non ha ancora capito che questa gente qua non la vogliamo, e quindi lo capirà attraverso delle azioni che non è che hanno necessità di essere annunciate stasera, con tutto il rispetto che c'è nei confronti della vostra trasmissione, io aderito con piacere perché non bisogna mai sottrarsi al confronto, però queste sono decisioni che poi vengono prese e poi se ne avvertirà il segno nei prossimi giorni. Va bene, la ringrazio anche per queste parole. Saluti. Presidente, saluti anche da tutti noi, da Totò De Vitis, da Sardo del Chievo e naturalmente dai colleghi Priante e Mantovani e anche e soprattutto da Andrea Mandorlini. Grazie per il suo intervento. Posso dire soltanto una cosa? Sì, prego. A chiudere questo mio intervento, e ti ringrazio anche dello spazio. Il Verona, l'Hellas Verona non ha bisogno certamente del presidente di Lega che dica qualcosa su tutti gli sforzi che si stanno facendo per cercare di creare le condizioni perché non soltanto sul campo la squadra ambisca a traguardi ambiziosi, ma tutto il movimento, la grande comunità dei tifosi dell'Hellas Verona possano fare un salto di qualità, che non è un salto di qualità nella quantità di tifo,
ma in qualche maniera nel rispetto di alcune regole. Può sembrare paradossale che ne parli stasera, avendo subito in qualche maniera un clima che è certamente stato ostile, e dichiararlo ostile forse è un eufemismo, però proprio in questi momenti è importante che almeno da Presidente di Lega io dica una parola nei confronti anche di tutto quello che la società sta facendo con il Presidente Martinelli in testa, che ha a cuore la sua tifoseria come se fosse la sua famiglia, e io con lui ho avuto modo di confrontarmi, diciamo, con la tifoseria del Verona, non soltanto a Bari per quei pochi che c'erano, ma con i tantissimi che sono venuti a Roma alcuni mesi fa per la Coppa Italia. E il tifo del Verona è un tifo straordinario, deve capire soltanto, mi auguro che possa capire, che non c'è bisogno di sporcare questa grande famiglia con dei toni che non sono consoni al nostro mondo. Quindi mi auguro che almeno questo, anche in un momento difficile anche di rabbia, possa essere percepito, perché se il Verona vuole andare, vuole raggiungere i traguardi ambiziosi, deve farlo con una crescita che non può essere soltanto quella del tecnico, dei giocatori, della società, ma anche della sua grande famiglia di tifo.